Giovanni Lavaggi forse sei uno dei piloti meno conosciuti tra quelli che sono arrivati al Minardi Day, però la tua esperienza in Minardi è stata anche un'esperienza brillante, positiva. Sì, per me è stata una bellissima esperienza, purtroppo si sapeva le condizioni in cui eravamo chiamati a competere. Stagione per Minardi con un posto Budapest e senza fare il minimo di prove, di test, purtroppo non ci potevamo permettere, quindi per quanto mi riguarda sono stato felicissimo e credo anche Giancarlo sia stato felice. Ecco, come gestiva il pilota in quel periodo un grave momento di crisi finanziaria? Ma sai, la situazione la si conosceva bene, per me quella era l'unica opportunità di continuare a rimanere in Formula 1 dopo la prima esperienza fatta con l'Autos Pacific l'anno precedente, e quindi l'ho voluto accogliere. Chiaramente essere in Formula 1 per un pilota è sempre arrivare al top della propria carriera, e poi sinceramente la stima, il feeling che c'era con Giancarlo diciamo copriva tutte le carenze. Infatti siamo rimasti ancora dei grandissimi amici. Che persona è Giancarlo Minardi? Giancarlo potrei dire che abbiamo in comune questa grande passione per l'automobilismo sportivo, e sottolineo sportivo, cioè fatto di competizione sana, pura. Il business anche per Giancarlo è sempre stato in un secondo piano, l'importante era lo sport. Purtroppo credo che sia un valore che sia un po'. Persone come Minardi oggi come oggi potrebbero stare nel mondo della Formula 1 o dell'automobilismo professionale? Secondo me non è che potrebbero, dovrebbero starci, perché probabilmente magari le cose andrebbero in un verso un po' più. Sicuramente comunque la passione, la competenza sono delle qualità fondamentali. Senti, ti chiamavano il principe quando sei arrivato in Formula 1. Il principe mi chiamavi tu perché mi hai fatto fare un balzo nella carriera del militare, ma io non ci ho mai tenuto, mi ritengo una persona assolutamente semplice come tutti gli altri, anzi forse tra tutti i ricordi ero molto amato dagli appassionati. Eri molto understatement. Sì, perché capivano che non ero sicuramente uno dei piloti che si dava aria. Quindi ovviamente non rinnego nulla delle mie origini, mi fa molto piacere, ma è una cosa per me assolutamente indifferente.